Ciao a tutti e benvenuti a Trading Research. Tradare full time o tradare part time? Ecco, questa è una domanda annosa alla quale anch'io personalmente, specie nei primi tempi in cui mi sono avvicinato a questa professione, guardavo in modalità bianco-nero. Sei un trader full time, allora sei un trader di serie A. Sei un trader part time, allora significa che sei un trader di serie B. La cosa poi si associa alla classica domanda: ma tu vivi solamente di trading? E poi oltre a questo l'utilizzo continuo dell'espressione trader professionista, anche se su di questo abbiamo dato più volte la nostra accezione a cosa intendiamo per trader professionista. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulle definizioni e poi magari vi dirò la mia opinione. Iniziamo con trading full time. Il trader full time è il professionista che dedica l'intera propria giornata lavorativa al trading. Normalmente è colui che ha come fonte di reddito principale quella derivante dal trading, anche se teoricamente potrebbe avere anche delle rendite passive che si aggiungono a quelle del trading. Tuttavia, come definizione, il trader full time è la persona che comunque sia dedica l'intera propria giornata lavorativa al trading. C'è poi il trader part time. Fare trading part time significa dedicare regolarmente una parte della propria giornata al trading, normalmente o la mattina o il pomeriggio ci si dedica al trading e l'altra parte della giornata si svolge una professione o un lavoro diverso, magari anche in un ambito anche sensibilmente diverso dal trading. Quindi potrà svolgere un'altra professione, un lavoro o avere altri business o d'altro. Poi c'è una terza categoria, ovvero sia del trader occasionale. Il trader occasionale, non ci occuperemo di questa categoria in questo video, comunque per completezza diamo la definizione. Il trader occasionale è colui che svolge principalmente tutt'altra attività, ma saltuariamente si dedica all'operatività nei mercati. Quindi potrebbe gestire ad esempio un suo portafoglio o comunque sia fare ogni tanto operazioni anche intraday. Comunque sia una persona che non ha una regolarità, è operativo nei mercati in maniera, diciamo così, irregolare, saltuaria. Ecco, di questa categoria non ci occupiamo in questo video, parliamo solamente delle prime due. Ecco, queste definizioni, trader full time, trader part time, vengono spesso utilizzate, io direi meglio ancora strumentalizzate, ai fini commerciali per proporre formazione, vendita di corsi, segnali operativi, sistemi, eccetera. Questo perché il passaggio è abbastanza semplice, in quanto si dice: se sei un full time trader significa che guadagni, se sei un part time trader, se hai bisogno di un'altra attività, un'altra professione, significa che non guadagni abbastanza nei mercati, quindi hai bisogno di un'altra professione, oppure addirittura non guadagni proprio e quindi hai bisogno di svolgere un'altra professione. Ecco, credo sia utile e sia importante uscire da questa semplificazione di tipo commerciale, che semplicemente parte dall'assunto: la mia metodologia guadagna, io guadagno, te la vendo e guadagni pure tu. Ecco, la cosa purtroppo o per fortuna non funziona così. Ecco, questo posso dirlo sia da trader che da qualche anno anche da formatore. Non è la metodologia che guadagna, ma è il trader. Sì, è vero, una metodologia può, anzi deve avere un edge statistico. Tuttavia, il fatto di implementare questa metodologia non dà la sicurezza automatica di estrarre profitti dal mercato. La capacità di estrarre denaro dal mercato dipende essenzialmente dal trader, dipende dalla sua capacità di saper gestire i drawdown, saper gestire le situazioni di difficoltà, le situazioni in cui il mercato cambia un po' il proprio modo di agire, la capacità di saper essere magari un po' più aggressivi in momenti in cui magari sarebbe più comodo fare un passo indietro e rallentare, ridurre il rischio e così via. Quindi la profittevolezza del trader in ultima analisi dipende sì in parte dalla metodologia, ma poi in grandissima parte di fatto da come il trader la implementa. Questo è sempre vero anche quando si implementano sistemi automatizzati, in cui spesso si dice che ok, automatizzando l'operatività si toglie l'aspetto psicologico. Non è vero neanche questo, in quanto l'applicare sistemi automatici
implica comunque sia assorbire dei periodi di drawdown in cui ad esempio il trader potrebbe decidere di spegnere la macchina, quindi magari uscire dal mercato, non far più girare diciamo così l'algoritmo e quindi l'operatività, e magari quello è il periodo in cui magari la strategia genera profitti. Quindi comunque sia l'intervento umano c'è quasi sempre, anche nelle strategie automatizzate, sia chiaramente nel disegno, nel settaggio, sia nel fatto di accenderla o spegnerla. Quindi comunque sia l'aspetto umano c'è sempre, ed è per questo che la metodologia di per sé stessa, pur avendo un edge, non è che da sola produce denaro. Quindi il consiglio che posso darvi è quello di slegare mentalmente l'idea della vostra profittevolezza da quella della metodologia di per sé stessa e del trader che eventualmente ve la propone. Un esempio su tutti che faccio spesso è quello di James Dalton. James Dalton è colui che ha reso noti e ha reso popolari i concetti di market profile a livello mondiale. Non è stato l'inventore, che è stato Peter Steinmeier, ma James Dalton è colui che l'ha organizzata da un punto di vista più operativo e ha costruito una sorta di metodologia sopra i concetti di market profile. Ecco, conosco persone che hanno fatto anche formazione diretta fisicamente da lui, trader che comunque sia lo conoscono e che sono dell'ambiente, che mi hanno confermato che James Dalton personalmente come trader non è mai stato granché, diciamo niente di eccezionale, tuttavia è famoso in tutto il mondo per aver appunto diffuso questi concetti e aver contribuito alla formazione di tanti top trader. Io stesso nel mio piccolo devo ringraziare lui per diciamo l'idea e l'impostazione che mi ha dato una volta che ho conosciuto i suoi libri, ho conosciuto i suoi corsi. Quindi tutto quello che ad esempio è anche nella nostra formazione si è poi stato evoluto con il volume profile, però i concetti di base sono quelli del market profile tradizionale classico, che poi si sono evoluti. Quindi lui ecco, è ad esempio un esempio di grandissimo formatore, magari trader non top trader. È appunto questo per dimostrare che la metodologia di per sé stessa da sola non fa profitto, quindi dipende poi da chi la applica. Con la stessa metodologia ci possono essere soggetti che tirano fuori enormi quantità di denaro al mercato, chi meno, chi più, chi addirittura ci perde denaro. Detto questo, torniamo al discorso trader part time e trader full time. La mia esperienza personale è stata quella di essere un trader part time per molti anni. Svolgevo la mattina un'altra professione e il pomeriggio, sin da subito, ho iniziato prima a seguire i mercati americani, poi a tradare giornalmente. Quindi fin da subito ho dato una regolarità a questo. Poi questa abitudine di seguire i mercati americani me la sono portata dietro e tuttora faccio prevalentemente mercati americani, quindi il pomeriggio, anche se talvolta trado chiaramente anche la mattina. Poi per alcuni anni ho fatto solo ed esclusivamente trading e negli ultimi anni sono tornato di nuovo ad essere un part-time trader, in quanto ho iniziato a fare formazioni, quindi la formazione mi occupa del tempo, generalmente lo gestisco la mattina, tuttavia sono per definizione tornato ad essere un trader part-time. Ecco, nel mio caso formazione e trading sono due business molto legati. Io personalmente posso dire anche che il fare formazione mi ha anche aiutato a migliorare personalmente come mio trading personale. Tuttavia fare trading part time può anche, come dicevo prima, significare fare anche svolgere una professione, come l'ho fatto anch'io per anni, piuttosto diversa da quella che è poi il trading. Tradare full time ha dei pro e dei contro. Chiaramente se si fa del trading la propria unica attività esclusiva, la pressione sulle performance è chiaramente la più alta possibile, e sappiamo bene che i mercati sono tutto meno che prevedibili e le performance per forza di cose non possono che seguire i mercati. Quindi chiaramente fare trading full time significa accettare questi up and down, questa incertezza di fondo, abbracciarla e conviverci molto bene. Quindi si è per forza di cose talvolta anche troppo legati ai numeri, proprio per necessità.
D'altro canto, i vantaggi sono che possiamo dedicare tutta la nostra giornata lavorativa al trading, quindi avremo più tempo per la preparazione, potremo fare tutto con calma, tra virgolette, quindi essere ancora più metodici, avere anche più tempo per recuperare, per riposarsi quando è necessario. Quindi questo indubbiamente ha dei vantaggi: abbiamo più tempo per formarci, più tempo per fare ricerca, ci sono indubbiamente dei vantaggi. D'altro canto, gli svantaggi sono quelli che dicevo prima, ovvero sia una maggiore pressione e il fatto di essere eccessivamente legati ai numeri spicci della giornata. Viceversa, un part-time trader non ha questo tipo di pressione, o perlomeno ne ha di meno, in quanto ad esempio anche le sue entrate non si basano esclusivamente dal trading, quindi nel momento in cui vanno di fronte ai mercati, nella parte della giornata che loro hanno destinato al trading, sanno di non avere la pressione di dover tirare fuori per forza il denaro dal mercato. Per cui questo permette di esercitare la pazienza in modo migliore, e quindi si può essere ancora più selettivi, aspettare occasioni ancora migliori, per cui questo, specie nella prima fase in cui ci si avvicina ai mercati, è sicuramente la formula migliore, ovvero sia l'operare part time. Questa è almeno la mia esperienza. Anche se si hanno fondi, se hanno dei risparmi per poter dedicarsi al trading full time, considerando anche di avere dei risparmi che possono durare per anni, il mio consiglio è all'inizio non mettere eccessivamente pressione in questa attività. Poi saranno i numeri a farci decidere come scegliere. Ad esempio, se i numeri e la crescita dell'account ce lo consentono, si potrà decidere di fare il passaggio, ma si può anche decidere semplicemente di non farlo. Io conosco molti trader. Giorni fa ho parlato anche con un trader che ha fatto formazione da noi, che ha comunque anche lui esperienza di anni, che ha un altro business e il pomeriggio comunque sia opera sempre nei mercati, e tra l'altro anche con buon successo. Tradare part time ha comunque sia anche dei lati negativi, oppure in ogni caso bisogna essere molto rigorosi nell'avere un'operatività regolare, quindi tagliarsi delle ore della giornata in cui si fa solo esclusivamente quello. Chiaramente si ha un pochino meno tempo per la formazione, per la preparazione, tuttavia bisogna, se si fa trading part time serio, bisogna trovare il tempo anche per queste cose. Bisogna inoltre essere in grado di switchare molto bene da un'attività all'altra. Spesso sono, come dicevo, attività anche molto diverse, magari ci si rischia di tirare dentro la pressione dell'altra professione all'interno del trading, e questo è deleterio. Quindi nel tempo bisogna imparare a staccare completamente le due cose. Quello che però si deve fare, indipendentemente dal fatto che lo si faccia full time o part time, è trattare il trading come un business, e un business come tale deve essere profittevole. Quindi innanzitutto, relativamente al trading, top come preparazione da un punto di vista tecnico, quindi profonda conoscenza delle dinamiche della price action, conoscenza approfondita di tutte le meccaniche dei volumi e dell'order flow. Quindi queste conoscenze tecniche di base e di esecuzione degli ordini e tutto il resto sono il minimo sindacale, come si dice, la condizione necessaria ma non sufficiente, ma che comunque si deve avere per poter competere agevolmente nei mercati e per pensare di trattare il trading come un business. In secondo luogo, ovviamente, l'infrastruttura, quindi tutto l'hardware, il software, le piattaforme e tutto il resto. In questo caso queste cose qua rappresentano i nostri beni strumentali, quindi come in ogni business devono essere al top. I beni strumentali sono quelli che ci consentono di svolgere la nostra professione al meglio, e quindi massima ricerca ad avere il top da questo punto di vista. Poi, come in ogni business, la gestione ottimale dei costi fissi e variabili, quindi scelta del broker, profilo commissionale, costi di data feed, abbonamenti, formazione e tutto il resto, tutto questo deve essere valutato in un business plan come in un business, quindi questi costi devono essere sostenibili comparabilmente al nostro business in generale. Quindi crescendo ci possiamo permettere una serie di informative maggiori e così via. Chiaramente all'inizio bisogna fare un investimento, ma poi nel tempo vanno sempre valutati e ottimizzati come in ogni business.
Altra cosa, l'abbiamo detto più volte, trattarsi come un atleta, quindi allenamento, preparazione, ripetizione, creazione di routine, aspetto mentale e tutto il resto. Inoltre è necessario valutarsi periodicamente in modo più possibile oggettivo, quindi valutare tutto ciò che si è fatto in modo piuttosto freddo, senza colpevolizzarci troppo per gli errori, ma utilizzarli come opportunità di crescita e di miglioramento del nostro business. Ultimo, ma non per importanza, è quello di avere il cosiddetto growing mindset, ovvero sia una mentalità volta alla crescita continua, non solamente come capitale, quindi come account, che è l'obiettivo principale della nostra professione, quindi crescere come account e il numero di posizioni tradate, quindi come dimensione, quindi poi consistency e profittevolezza, ma anche proprio una mentalità volta al miglioramento della performance più che il risultato. Il risultato deve essere sempre la conseguenza, quindi una mentalità volta più che altro al miglioramento del processo, che non si ferma mai e che tende sempre ad alzare l'asticella. Ecco, tutto questo significa tradare in modo professionale, questo indipendentemente dal fatto che sia la nostra unica professione o sia una tra le altre. Poi chiaro, certo, in alcuni casi estremi diventa quasi tra virgolette obbligatorio farla diventare unica, nel senso che ci sono dei top retail trader che sono cresciuti talmente tanto che per forza di cose il proprio capitale è cresciuto in modo talmente importante che sono costretti a cambiare un po' la propria operatività, a iniziare ad allungare l'orizzonte temporale, creare una sorta di portafoglio, a creare in realtà un fondo. Questi sono casi di top trader che sono riusciti a fare questo, cosa che sulla carta teoricamente è possibile a tutti, non, ovviamente non in modo facile. Ma al di là di questi casi top estremi, ci sono tutta una miriade di casi intermedi, dai trader grandi, medi, piccoli o piccolissimi. Ultimamente, nell'ultimo anno, è con l'introduzione ad esempio dei contratti micro al CME, è possibile tradare gli stock index più importanti anche con un conto piuttosto piccolo, ed è possibile farlo fin da subito in modo serio, professionale, tradando quindi più contratti, cosa che prima era molto difficile, faticosa, non solo da un punto di vista economico ma anche psicologico, per cui questa è un'opportunità maggiore per poter partire e crescere anche da un account piccolo e operare da subito in modo serio e professionale. Quindi, in ultimissima analisi, la differenza non la fa tanto l'essere un full time trader o un part time trader, ma sostanzialmente come lo si fa. Grazie per l'attenzione, a presto e buon trading.